Care concittadine e cari concittadini, buona domenica a tutti. Anche oggi siamo qui per il consueto aggiornamento per l'emergenza coronavirus. Ahimè, purtroppo, vi devo annunciare, come molti di voi sanno, che siamo passati da 28 casi positivi a 32 rispetto a ieri. Allora, 4 casi in più. Allora, di questi 4 casi in più, 3 sono ospiti della casa di riposo e fanno parte del risultato dei famosi 16 tamponi eseguiti venerdì. Il quarto caso invece è un concittadino che, ahimè purtroppo, è ricoverato in ospedale. Comunque non sta malissimo. Allora, tre concittadini in più positivi in casa di riposo. So che ieri la direzione sanitaria della casa di riposo ha avvertito i familiari degli ospiti positivi, quindi non vi dovete preoccupare se qualcuno di voi, qualche familiare, non ha ricevuto la telefonata. Vuol dire che il proprio familiare in casa di riposo non è positivo. Per quanto riguarda la casa di riposo, vi devo dire che sono state prese tutte le misure di contenimento. Ribadisco che è stato allestito in tempi record ed è già operativo un reparto isolamento anche al piano terra, nell'ala nuova, separato proprio con una parete di cartongesso e quindi isolato. Quindi abbiamo due reparti di isolamento in casa di riposo, uno al piano superiore e uno al piano terra. Poi è stata implementata la sorveglianza medica con un medico in più presente in casa di riposo e continua la sorveglianza di concerto con ATS. Volevo, insieme a tutti voi, fare un grande grazie, un grande ringraziamento da parte di tutta la comunità a tutto il personale della nostra casa di riposo, compresa la direzione sanitaria, per quello che state facendo e per l'impegno che state mettendo in prima linea a favore del bisogno dei nostri nonni, con grande professionalità e umanità. Grazie ancora. So del lavoro e dell'impegno che state mettendo in campo in un momento di grande difficoltà e soprattutto con un forte rischio di esposizione al contagio che avete voi operatori. Grazie, grazie. Continuate così perché i nostri nonni hanno bisogno di essere accuditi, hanno bisogno della vostra vicinanza e del vostro impegno. Grazie ancora. Poi volevo aggiornarvi sul fatto che proprio ieri sera il Presidente di Regione Lombardia, il Presidente Fontana, ha firmato una nuova ordinanza con misure in vigore fino al 13 aprile e dove ha ribadito quello che ho fatto io ieri dell'utilizzo della mascherina quando si esce per necessità, naturalmente, però bisogna mettere la mascherina.
Difatti dice che ogni qualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere se stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o in subordine, come ho detto ieri, foulard, mezzi protettivi per la bocca e il naso. Contestualmente una disinfezione delle mani e saranno presenti disinfettanti, perché c'è l'obbligo anche di mettere disinfettanti all'entrata di tutte le attività, supermercati e negozi aperti. E comunque è sempre fatto obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro. Quindi, oltre ad avere la mascherina, quando aspettate davanti ai negozi, davanti ai supermercati e intanto chiacchierate, state più lontani di un metro, è il minimo un metro. Rispettate la distanza di sicurezza perché è fondamentale. Poi, per quanto riguarda l'attività motoria, è consentita l'attività motoria. Se non avete il giardino dove poter uscire e girare magari attorno alla casa, potete uscire ma non allontanarvi più di 200 metri dalla vostra abitazione. Proprio per sgranchirvi le gambe, lo stesso, tanti mi telefonano ancora, con il cagnolino potete uscire sempre rispettando la distanza di 200 metri, vuol dire che non possiamo partire dal capoluogo e andare a correre, a fare attività fisica lungo la ciclabile che va a Portiolo, ok? Quindi è possibile muoversi, sgranchirsi le gambe, ma attorno a casa, quindi restano praticamente le stesse regole che c'erano prima, ma l'ordinanza vieta espressamente gli assembramenti di più di due persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. È per questo che bisogna fare la fila davanti ai negozi, davanti ai supermercati, no? E mi raccomando, state lontani più di un metro, è una misura importantissima questa. Poi, nel ribadire ancora l'applicazione puntuale di tutte queste regole restrittive, ma restrittive perché ci aiutano nella corretta applicazione a salvaguardare la nostra salute e la salute degli altri. Quindi è per questo, cari concittadini, che tutti i giorni batto su queste regole. E sono le regole fondamentali, dobbiamo evitare i contatti diretti. Una notizia positiva che vi voglio dire, vi voglio dare anche in questa domenica che preclude la Pasqua, dove anche via WhatsApp arriva l'ulivo, dove vedo alcune abitazioni con l'ulivo esposto fuori di casa. Ecco, questa è una Domenica delle Palme diversa, particolare, però anche questi piccoli grandi gesti sono gesti che ci aiutano a stare insieme e ci legano tramite dei segni e dei simboli. Quindi vi ringrazio anche per questo, perché oggi io sono qui in comune a lavorare per tutta la comunità insieme a qualche collaboratore che è con me, però l'ulivo è arrivato anche qui in comune, quindi diciamo che condividiamo anche questa domenica, pur nella distanza, però nel segno comune dell'ulivo che unisce tutta la comunità. Con questo vi ringrazio, vi auguro ancora una buona domenica in famiglia,
a tutti e un abbraccio fortissimo a tutti con un saluto caro caro e ci aggiorniamo domani per sperando di avere dei dati più positivi. Teniamo duro, non molliamo e ce la faremo. Un saluto a tutti.